Sabato 23 marzo 2013 a Ponta Egola, in occasione della Sagra della Schiacciata di Pasqua, esibizione di Massimo Antichi, uno dei più amati comici toscani, viene da Vergaio, tutti ormai lo sanno, il paese di Benigni, e Benigni ha tenuto proprio a battesimo Massimo Antichi fin da quando era piccolissimo, perché ha fatto le sue prime apparizioni quando Massimo aveva 6 anni e Roberto era un po' più grande, era compagno di classe di uno dei fratelli di Massimo, e quella è stata un po' il suo battesimo, il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Ma prima di lasciare il microfono a Massimo per parlarci di questa sua serata che si è conclusa a pochi minuti, vorrei che Simone Nieri e Filippo Lotti dell'Associazione Culturale La Ruga, che hanno regalato ai loro concittadini questo antipasto, possiamo dire, perché lo spettacolo di stasera è uno spettacolo abbastanza ridotto rispetto alle durate degli spettacoli abituali di Massimo Antichi, è stato un po' l'anteprima dell'esibizione che Massimo terrà a Ponta Egola in occasione della più importante manifestazione promossa dall'Associazione Culturale La Ruga nel corso dell'anno, cioè la Sagra della Pizza. Simone Nieri. Niente, questo è stato il termine di una giornata molto, molto significativa da parte nostra, e vogliamo ringraziare Massimo perché veramente è stata una serata particolare e divertente. L'abbiamo preso e testato per questa serata, appunto. Sembra che da domani chi era qui stasera diffonderà, sarà il primo promotore bravo della serata che si terrà, ricordiamolo, la Sagra alla Sagra della Pizza dal 5 al 16 giugno. Niente, volevo ringraziare, appunto, come ho detto, Massimo, perché ha fatto veramente una bellissima serata, diciamo, l'ha lietata. Col sindaco in prima fila che è rimasto dal primo all'ultimo minuto. Sì, 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 e mi sembra di aver visto anche abbastanza divertito. Niente. Beh, un ringraziamento a tutti. Il merito di aver portato a Ponta Egola Massimo Antichi e di Filippo Lotti, che quest'estate, essendo in una giuria in un concorso di pittura estemporanea, ebbe modo di assistere allo spettacolo conclusivo di questa manifestazione, che vide nella piazza di Parlascio, una frazione del comune di Casciana Terme, un'esibizione applauditissima, con tanti bis di Massimo. Rimase folgorato, tant'è che gli disse: alla prima occasione ti voglio a Ponta Egola. Sì, la prima occasione c'è stata stasera alla Sagra della Schiacciata, poi, come avevi detto, alla Sagra della Pizza a giugno, e poi molto probabilmente anche a Castiglioncello durante tutta l'estate, quindi da giugno a settembre. Sarai presente anche tu, perché lo presenterai tu, ma decideremo quando. Gli appassionati della comicità. Che sarà, anticipare che sarà ai Bagni Salvatori di Castiglioncello, solo da decidere la data. Benissimo, allora chi trascorrerà la prossima estate a Castiglioncello sa fin da ora che una serata se la deve segnare nell'agenda, perché sarà riservata alla partecipazione allo spettacolo di Massimo Antichi. Prima di passare la linea alla regia per un mix delle tante cose che hai proposto stasera, da Renato Zero a Vasco Rossi, il tuo repertorio, le auto, i detersivi che sono, sì, il tuo cavallo di battaglia. Sì, sì, bello spettacolo, la gente ha risposto nonostante il tempo ancora non è dei migliori, però bella festa. Io ho praticamente già il calendario occupato, io a questo punto lavorerò con questa associazione La Ruga, ringrazio Filippo e Simone, grazie, grazie davvero, io ho già il calendario pieno, quindi ci vediamo a giugno qui, poi a Castiglioncello e poi andrò in tournée all'estero. Grazie. Benissimo, grazie. Allora a questo punto non vogliamo sottrarre più tempo ai nostri telespettatori, perché certamente tutti saranno ansiosi in questo momento di poter assistere a una sintesi delle tante gag proposte stasera da Massimo Antichi alla Ruga, che è un'associazione culturale di Ponta Egola in provincia di Pisa. Se mi vuoi, prendi una pasticca di Viagra, perché mi sa che a lei così cosa. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, ma anche lei è un bel cignale però. Questa vita ci ha puniti già, ma come si mangia bene qua? Un applauso alla cucina, oh! E a tutti gli organizzatori, a Filippo, a Simone, e poi ci deve essere anche Migone.
Allora, sono Massimo Antichi, grazie a Fabrizio Borghini che mi ha presentato a Ponta Egola. Ci sono venuto tanti anni fa, ha detto un po' tutto lui, io ho avuto questa fortuna. Le mie origini sono emiliane, la mia famiglia, anche la mia famiglia si sposta, vado ad abitare a Vergaio. Ho quattro fratelli più grandi di me, uno andava a scuola con Benigni ed è stata questa la mia fortuna. No, io gli chiesi, Benigni come si fa a far ridere? Lui mi disse, guardati intorno, prendi un bischio di mira, dice io un imbecille l'avevo in casa, ho imitato il mio babbo e ho fatto successo. Dico grazie Roberto, era l'83, torno a casa, guardi mio babbo, c'avevo la nonna viva, gli chiesi alla nonna, nonna, com'eri babbo da piccolo? E lei mi disse, imbecille come ora. Dico nonna, spiegati meglio, il tuo babbo andava a scuola alle elementari? Non studiava mai, rispondeva sempre a pischero. Ma domande semplici, non studiava mai. La maestra gli chiedeva, no, Antichi, cosa c'è al di là della manica? E mio babbo, il resto della giacca, e chi ci deve essere? Tema in classe, passi il treno. Mio babbo non aveva voglia di scrivere, ci scrisse, e io mi scanso e consegno il compito. La maestra lesse e ci scrisse, e io ti boccio. Gli ridiedi il compito. E mio babbo lesse e ci scrisse, meglio bocciato che sotto un treno, togliti. Mi sono alzato, mi sono vestito e sono venuto anch'io qui a Ponta Egola. Ho camminato a lungo per Santa Croce, finché ho sentito cantare a Ponta Egola, finché ho sentito cantare a Ponta Egola. Grazie!